Amici di Sportinore Fuori Area, buongiorno da Massimo Confortini e benvenuti al Raimondo Vianello. 24esima giornata del campionato giovanissimi Elite, partita tra Savio e Ostiamare. Canepa riesce a superare Centi, poi Nicoletti in area di rigore, arriva dietro al rimorchio, conclude col sinistro, Lorenzo lascia il pallone lì e si salva in qualche modo l'Ostiamare, poi arriva ancora Canepa, confusione totale in area di rigore, la conclusione da parte di Capogna con la mano ha respinto un difensore del Savio, dell'Ostiamare in modo regolare secondo il direttore di gara. Quindi rimessa con le mani per il Savio, ancora con Nicoletti in area di rigore, Nicoletti mette dentro il pallone e sbaglia, un gol fatto, Capogna. Scartocci ora mette il pallone per Capogna, per Canepa, ancora Capogna di prima intenzione, azione strepitosa di Canepa e Capogna. Di Nicoletti, ancora D'Angeli, zona centrale allarga per Capogna, in area di rigore Capogna col sinistro, dentro c'è una deviazione, palla che rimane lì e non entra ancora in modo clamoroso. Capogna, cross con il sinistro, interessante, buca Salviani, Nicoletti con il destro, fuori di un soffio. Il controllo di Alfonsetti che poi porta il pallone sulla sinistra, la conclusione alta di un soffio sulla traversa di Lorenzo. Dentro il pallone buono per Alfonsetti che manca lo stop, poi ancora Alfonsetti in area, Alfonsetti con il destro, Alfonsetti! Questa volta è strepitoso Lorenzo. Il numero 3, eccolo il cross con il sinistro per Alfonsetti che lascia scorrere per Nicoletti, miracolo di Lorenzo e poi Nicoletti non fallisce la seconda chance. Savio in vantaggio al minuto numero 33 del primo tempo, si concretizza una spinta costante della formazione di Eros Guglielmo. Alfonsetti, cross con il destro, De Masi sbaglia completamente la conclusione, ancora una volta poca cattiveria sotto porta per il Savio. La cross di Gaggini, Mancini a pugni chiusi, palla che rimane lì, arriva Pacchiarotti, Mancini non trova la palla ma c'è il fallo da parte di Pacchiarotti sull'estremo difensore del Savio che rimane a terra. Fontana in area, l'ha tenuto la Pellegrini, si continua a giocare ancora, Fontana in area, cade a terra ed è calcio di rigore. Parte D'Angeli con il destro, D'Angeli! Spiazzato Lorenzo, 2-0 per il Savio. Lorenzo non riesce a confermare la sua fama di pararigori. Fontana però è scatenato, ancora Fontana, entra in area di rigore Fontana. Poi conclude con il destro, c'è il tocco di Lorenzo che produce il calcio d'angolo numero 7. Con Pellegrini di impossibile superare Fontana, ancora Fontana in area di rigore, calcia con il destro addosso a Lorenzo, però perché va via Scartocci in area di rigore, ecco il cross di Scartocci, la conclusione di prima intenzione di Podda, la parata di Lorenzo. Porta ancora il pallone il numero 8, duetta con Fontana, D'Angeli con l'esterno, ha cercato la conclusione ad effetto il numero 8, triplice fischio di voci. Nel primo tempo Nicoletti, nella ripresa D'Angeli su calcio di rigore, continua a volare il Savio di Eros Guglielmo.